State per partire per l'Egitto e volete portare a casa la foto ricordo perfetta. Vi piacerebbe avere una mappa che vi indichi il luogo preciso da cui scattare quella foto? E se vi fossero inclusi anche dei consigli per fare lo scatto perfetto? E se quella mappa la facessimo insieme? Ciao a tutti e bentornati su Revoneir. Io sono Andrea e oggi voglio parlarvi di una mappa che vi farà risparmiare un sacco di tempo durante l'organizzazione del vostro prossimo viaggio in Egitto. Dopo aver deciso la destinazione, una delle cose che praticamente facciamo tutti è quella di andare a cercare sui social foto di quel determinato luogo. Foto che magari a noi piacerebbe replicare. Ed è qui che entra in gioco questa mappa. Una mappa che è facilmente scaricabile, integrata con Google, completamente gratuita, e restate fino alla fine perché questa mappa verrà aggiornata di volta in volta e lo faremo insieme. Ora andiamo a vedere come funziona. Dopo aver cliccato il link, la mappa verrà salvata automaticamente sul vostro account Google. Per ritrovarla, dalla home non dovrete far altro che andare su Salvati, scorrere in basso, trovare la voce Mappe, e le troverete qui la lista di tutte le mappe che avrete salvato. Clicchiamo ora ad esempio su Valle di Giza. Ecco che compaiono sulla mappa i vari spot. Ad esempio, cliccando su questo, viene indicato semplicemente il punto di ingresso da utilizzare per poter arrivare alla Sfinge al mattino presto evitando la folla di turisti. Oppure, cliccando su una delle icone della foto, possiamo vedere ad esempio spot utilizzato per fotografare la Sfinge incorniciata dalla piramide di Khafre. Io ho preferito decentrarle. Queste sono solo foto caricate da me. E possiamo appunto qui visualizzare la fotografia che ho scattato. Oppure, ancora un altro esempio, cliccando qui, spot panoramico. Celebre punto da cui è possibile fotografare tutte le piramidi insieme. Inoltre c'è il consiglio, i soggetti in basso esaltano la grandezza delle piramidi. Che obiettivo utilizzato, quale diaframma, se scattate con cellulare di queste informazioni non ne avrete bisogno, potete utilizzarlo anche soltanto per individuare i punti. E qui possiamo poi visualizzare la foto che io ho scattato in questo punto. Stesso discorso valido ovviamente anche per Luxor in questo caso. Ma vediamo un altro dei punti di forza di questa mappa. Una volta caricata e impostato il punto di partenza e il punto di arrivo, la mappa vi potrà mostrare tutte le foto che potete scattare lungo il vostro percorso, come questa o questa. Capite dunque che questo vi permetterà di risparmiare tantissimo tempo per la vostra pianificazione. Ma non è finita qui. Attualmente tutte le foto visualizzabili all'interno della mappa sono state caricate da me. Ma vi avevo detto sin dall'inizio che avremmo costruito insieme questa mappa. Come fare? Basta inviare le vostre fotografie a questo indirizzo email. Possono essere foto ovunque nel mondo, non devono riguardare solo l'Egitto. Devono avere solo alcune caratteristiche. Numero 1, il luogo deve essere ben riconoscibile. Può anche non essere il soggetto, quindi non una foto di paesaggio. Potete inviarmi anche ritratti, foto ad oggetti, come volete. L'importante è che sia una foto di ispirazione per qualcun altro, per andare in quel luogo e scattare una foto magari proprio come la vostra. Seconda cosa, dovete inviare anche le coordinate da cui avete scattato la foto, in modo tale da poterle integrare correttamente all'interno della mappa. Se avete scattato con uno smartphone, le trovate tra le informazioni della foto. Terzo punto, inviate anche dei suggerimenti per scattare la foto. Può trattarsi di dati tecnici come l'obiettivo che avete utilizzato, oppure l'orario di arrivo consigliato per trovare meno turisti o trovare la luce migliore, o dove trovare parcheggio nelle vicinanze, insomma tutto quello che può essere utile. E ovviamente non dimenticate di scrivere il vostro account Instagram in modo tale da potervi dare i crediti delle foto. Oltre che nella mappa, le foto le vedremo insieme all'interno di video che verranno caricati sul canale e che verranno divisi per sezioni geografiche. Il prossimo sarà sulla Giordania, quindi se avete foto che avete scattato lì e che volete condividere, inviatemele pure e le vedremo insieme in un prossimo video. Taggatemi ed utilizzate l'hashtag Revoneir per farmi sapere che la mappa vi è stata utile a scattare la foto che tanto desideravate.
E voi cosa ne pensate di questa idea di creare insieme una mappa fotografica del mondo? Fatemelo sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nessun aggiornamento. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!